Allora, da oggi comincia una nuova rubrica che ha lo scopo di portarci la luce del Buddha. Questa nuova playlist che sto aprendo si chiamerà Dialoghi con il Buddha, perché riporterà appunto dagli scritti, dai detti del Buddha, dagli scritti che ha lasciato il Buddha, che sono tantissimi, ci si potrebbe fare un'enciclopedia, alcuni versi scelti, alcuni dialoghi scelti, molto interessanti e molto illuminanti, che riguardano il Dharma, o come viene chiamato qui, Dhamma. In una frase, Buddha dice: vi ho lasciato il Dharma affinché appunto voi trovaste la luce, il cammino per giungere alla luce. E leggiamo appunto in questi dialoghi come si effettua questo cammino, come si raggiunge il Dharma. Chi un po', diciamo, si interessa del buddismo sa quantomeno che nelle linee generali il buddismo si muove sulle quattro nobili verità, sull'ottuplice sentiero, e praticamente qui invece andiamo più approfonditamente dentro questo ottuplice sentiero, queste no quattro nobili verità. E vediamo qui il dialogo tra Angulimala e il Buddha. Angulimala dice: mentre avanzi, asceta, affermi, mi sono fermato. Ma quando io mi fermo, non avanzo. Ti chiedo cosa vuol dire? Come ti sei fermato? Come io non avanzo? Dice: che significa questo arresto? E il Buddha risponde: mi sono fermato, Angulimala, una volta e per sempre, avendo eliminato la violenza verso tutti gli esseri. Così mi sono fermato, mentre tu invece avanzi. Angulimala: per venerare il sommo veggente mi sono recato nella grande foresta, dopo aver ascoltato i tuoi versi in linea con il Dhamma, ho deciso di abbandonare il male. Dopo aver parlato, il bandito gettò la sua spada e le sue armi da una rupe in una voragine, una fossa. Poi il bandito si prostrò, rendendo omaggio al Sugata. In quel luogo chiese di intraprendere il sentiero, il risvegliato, l'onniveggente, compassionevole, il maestro del mondo, con i suoi Deva, gli disse: vieni, monaco. Così fu ordinato ed entrò nel Sangha. Ricordiamo che il Sangha è la comunità dei monaci o di chiunque comunque si mette sul cammino della luce insieme, la comunità di coloro che camminano verso la luce. Ecco, questo è il Sangha. Quando una persona si risveglia alla consapevolezza, essa illumina il mondo come la luna che emerge da dietro le nubi. Questo della luna che illumina è molto presente nei detti del buddismo. Come la casa è crollata, meglio così posso vedere la luna. Il tetto è crollato, meglio così posso vedere la luna, no? Questo è un detto famoso del buddismo. Quando una persona lascia l'errore per la virtù, essa illumina il mondo, come la luna che emerge da dietro le nubi. Quando il monaco novizio prende rifugio nel Buddha, egli illumina il mondo, come la luna che emerge da dietro le nubi. Possono anche i miei nemici ascoltare il Dharma. Possono anche i miei nemici prendere rifugio nel Buddha. Possono anche i miei nemici frequentare quelle persone che pacifiche, buone, insegnano agli altri il Dharma. Io lo chiamo Dharma, perché molti lo chiamano Dharma. Dhamma, vabbè. Possono anche i miei nemici ascoltare più volte il Dharma, da coloro che praticano la tolleranza, l'astinenza, la compassione, e praticare i loro insegnamenti. In questo modo sicuramente non recherà nessun danno né a me né agli altri. Raggiungerà la suprema pace,
proteggerà sia il debole sia il forte, come il contadino incanala l'acqua, come il fabbro raddrizza le sue frecce, come il falegname lavora il legno, così il saggio lavora se stesso. Alcuni vengono educati con bastoni, pungoli e fruste, invece senza bastoni e altre armi sono stato educato dall'equanime. L'equanime è il Buddha, eh? Quindi dice, non, in sostanza non serve educare con bastoni, pungoli e fruste, perché si può educare senza armi, insomma, senza bastoni. Il pacifico esecutore è il mio nome, perché agisco senza nuocere. Oggi rendo onore al mio nome, perché non reco danno a nessuno. Un bandito ero, il famoso Angulimala, trasportato da grande flusso. Presi rifugio nel Buddha, con le mani macchiate di sangue ero, il famoso Angulimala. Osserva come ho preso rifugio. Sradicata è la Brahma, cause di continue rinascite. Perché lei, per esempio, ricordiamo la causa del rimanere nel samsara, è Brahma, odio, ignoranza. Queste sono le tre cause principali annoverate dal buddismo. E anche dall'induismo, se vogliamo, che causano la rinascita. Ricordiamo, Brahma, odio, ignoranza, le tre cose da cui liberarsi se non si vuole rinascere di nuovo in terra, insomma. Quindi lui dice: sradicata è la Brahma, causa di continua rinascita, avendo esaurito il mio karma, quel qua è chiamato Kamma, Dharma è chiamato Dhamma, il karma è chiamato Kamma, però si intende Dharma e karma. Avendo esaurito il mio karma, che mi avrebbe fatto rinascere in reami infernali, toccato dal frutto di quel karma, pagato il debito, mangio il mio frutto. È interessante perché nel Vangelo c'è scritta una frase che si riferisce proprio al karma, e quella frase dice, recita ed è anche ricordata da Jung: tu non uscirai di qua finché non avrai pagato l'ultimo spicciolo. Molto interessante. E questo coincide con quella frase, no? Si smarriscono nella distrazione, stolti, confusi, mentre il saggio fa tesoro della presenza mentale che ha coltivato come il più prezioso come la più preziosa delle ricchezze. Non abbandonare la presenza mentale, non perderti nella sensualità, perciò una persona presente mentalmente, assorta nei jhana, raggiunge una proficua felicità. Questa felicità sarà lieta e durevole, non vi saranno più pensieri malvagi in me. Fra le varie qualità ben sviluppate ho raggiunto la migliore. Questa felicità sarà lieta e durevole, non vi saranno più pensieri malvagi in me. La triplice conoscenza è stata ottenuta, gli insegnamenti del risvegliato compiuti. Molte volte ho dimorato con mente agitata nella foresta, ai piedi di un albero, sui monti, nelle caverne. Sereno adesso riposo, dimoro, sereno vivo la mia vita. Il maestro mi ha mostrato la compassione. Prima ero di stirpe brahmana, di alta nascita, oggi sono il figlio del Sugata, il re del Dharma, il maestro. Senza brama, senza attaccamento, ovviamente lui sta descrivendo l'esperienza da monaco che gli rende possibile vivere in questo modo, perché sennò altrimenti avrebbe vissuto la vita non di asceta, ma avrebbe vissuto una vita come gli altri, insomma. Quindi è chiaro che questo parla da monaco. E non dalla persona laica, no? Perché già nel laicismo è più difficile, non è impossibile, ma è più difficile praticare queste cose. Questo non significa che non è possibile. Allora, senza brama, senza attaccamento, le porte dei sensi sotto controllo, ben concentrato, avendo ucciso la radice del male, ho distrutto tutti i veleni della mente. Parla proprio di questa liberazione della mente, da tutte le negatività, no? Il maestro che ho servito, il risvegliato, il compiuto, il pesante fardello deposto, la guida del divenire, cioè la Brahma, sradicata,
La meta per cui ho lasciato la casa per l'ascetismo è stata raggiunta. Vedi, qui lo dice che lui ha lasciato la casa e gli onori della casa, cioè per seguire il Buddha, cioè quindi per intraprendere questo cammino ascetico. E dice, la meta per cui ho lasciato la casa per l'ascetismo è stata raggiunta, la fine di ogni legame. Quindi praticamente si è affrancato, grazie a questa conversione al monachesimo, si è affrancato da tutto ciò che era terreno. Quindi questo ha già realizzato, se vogliamo, l'uscita dal samsara in terra, questo seguace di Buddha. È molto interessante questo pezzo e ci fa riflettere anche a noi che non siamo monaci, qual è la strada, insomma, per liberarci da tanti torpori, da tante infelicità, no? È interessante. Ecco, per oggi abbiamo finito qui.